Let's Marvin Gaye and get it on. Da quest'anno va di moda il giallo. Con questo slogan è partita la prima campagna nazionale per promuovere la donazione di plasma e anche al centro trasfusionale di Fano un'intera giornata, cioè mercoledì 14 novembre, è stata dedicata a questa iniziativa. Distinguiti, dona il plasma. Attraverso un linguaggio visivo legato al mondo della moda, dell'eleganza, del design, dell'arte e della cucina, la campagna punta a presentare la donazione come un gesto di tendenza. Filo conduttore ovviamente è il giallo, colore del plasma, cioè quella parte liquida formata in modo prevalente da acqua e nella quale sono trasportate molte sostanze come proteine, zuccheri, sali minerali, vitamine e anticorpi. Al Santa Croce però in contemporanea c'è anche un'altra iniziativa, quella dedicata alle donne. Questo è il mese di novembre, storicamente dedicato alla donna, bellissimo lo slogan che ormai da anni ci ripropone l'Avis di Fano, che è chi dice donna dice dono, però quest'anno rispetto agli altri abbiamo cambiato il colore della nostra locandina, ormai che da rosa diventa giallo, perché quest'anno proponiamo anche, oltre alla donazione del sangue, anche la donazione del plasma. È una donazione molto più leggera per l'organismo, in quanto andiamo a prelevare solo la parte liquida del sangue, il recupero è molto più rapido, tant'è vero che il plasma si può donare più frequentemente rispetto al sangue intero, e la donazione è solo un po' impegnativa in termini di tempo, però l'ambiente cordiale, le nostre infermiere sempre disponibili e pronte, diciamo, allietano questo periodo trascorso insieme. Da un sondaggio condotto da Ipsos è emerso che il 36% degli italiani è pronto a prendere in considerazione questo tipo di donazione, ma il 79% ne conosce poco l'utilità. Il plasma viene utilizzato nei reparti per diverse patologie, la CID per fare un esempio, una reazione che si può avere durante il parto, ma soprattutto il plasma viene inviato, il plasma raccolto viene inviato all'industria, che ci consente di ottenere dei prodotti come i fattori della coagulazione per i bambini emofilici, come le IgVena per i pazienti ad esempio immunodepressi, come l'albumina ad esempio per i pazienti erotici. Sappiamo quanto è importantissimo il plasma per salvare tante vite e tante malattie, e questa parte talmente semplice del sangue che anche chi ha problemi di anemia può comunque sia donarlo. Quindi ragazzi e ragazze, non abbiate paura, venite a donare perché abbiamo tanto bisogno di voi. Si vince donando, si vince tutti insieme, quindi vi abbracciamo, vi aspettiamo il 14, anche il 28, che sono dei mercoledì interamente dedicati alla donazione, quindi dalle 7.50 fino alle 19 potete venire a donare il sangue, a donare il plasma. Grazie Fano, venite a donare.